Alla domanda chi è Sbrisa si potrebbero fare tantissime domande, però lo vediamo molto bene il suo lato molto cupo nella serie Calcio a 5 di Salvo. Boh, fortissima, una serie figa che abbiamo parlato già di un personaggio, Giorgio Catorcio. Mentre Sbrisa, in realtà, ne parliamo ora. Sbrisa era un grande youtuber famoso, la sorella lo convince a giocare a pallavolo, perché è uno sport che amava. E quindi sì, Sbrisa inizia a giocarci, convincendo pure i suoi amici a creare una squadra, la squadra FRZ, vincendo anche due campionati. È da lì che inizia a crescere il suo ego. Quindi da ragazzino gentile e simpatico, il suo ego lo fa diventare antipatico, dicendo a tutti i suoi compagni di darsi una svegliata. Non mi sembra un pochino un Lion, un Giorgio Catorgio, un Corselli o un Gianni di tutti i nostri giorni, però è diverso da Gianni, Lion, Corselli e Giorgio. Perché lui non cambia così facilmente. Beh, lo stesso Giorgio non cambiava come lo stesso Corselli. Però lui cambia solamente alla semifinale della partita contro Salvo. È una frase che le dice Crucco all'episodio 20 della seconda stagione. Quindi andiamo in lì per capire di più. Quando all'episodio 20 della seconda stagione si allena battendo il muro di ferro del Dadico e umiliando la squadra di Gaetano, che non è più stata senza Katia, che parleremo di Katia in un altro video. Dio. Distruggendo il suo capitano, Kate è così arrabbiata da lui, dicendo a Sbrisa che è davvero cambiato in modo orribile, dicendo a Gaetano che l'avrebbe vendicato. Intanto Salvo si continua ad allenare, però Salvo dice a Sbrisa che ha solamente toccato la corona e per arrivare al regno vero deve ancora lottare. È vero, ma tanti dicono che Sbrisa è il più forte del calcio a 5 e per io direi che è molto vero, perché lo so. Lion è il più forte, il più cazzuto, ha le tecniche più potenti, però Sbrisa era una persona umana che prova sentimenti di rabbia e di sconfitta. È lo stesso che quasi riesce a battere una volta la squadra di Ettore e quasi distrugge il muro di Corselli con una pallonata. Anche lo stesso Corselli dice che Sbrisa è un mostro, non un pappagallo. E si può vedere lì nel suo blocco interiore. Da piccolo adorava Ettore, voleva diventare un giorno come lui, e il giorno che l'ha sfidato in una partita di pallavolo si vede una cosa diversa, che è antipatico, arrogante e inizia a trattare gli altri non più come trattava all'inizio. È da lì che Sbrisa capisce che sarebbe meglio copiarlo, e questo è stato un grande errore, perché era solamente una frase orribile. Bene, è da quel momento che Sbrisa inizia a diventare cattivo. Ed è lo stesso Crucco a dirgli che dovesse darsi una svegliata alle semifinali della partita in spogliatoio, dicendogli che si dovrebbe dare una svegliata. E da quelle frasi Crucco riesce ad attivare Sbrisa, gli fa tornare il ragazzino sognatore che era all'inizio. È vero, tanta gente dice che Crucco è l'anima della squadra degli FRZ, e lo dico, Ivi è il braccio, Zoe è il tette, e tutti, ed è lo zio. Editore, Sbrisa è l'attacco, mentre Meg è la portanza riuscendo a prendere sempre la palla con la faccia. Ma è Crucco la perna della squadra, è lui che fa crescere la squadra, anche se non lo potrebbe essere nei video. Però in Caccia 5 dice a tutti i suoi compagni di non arrendersi, e quando lo colpiscono alle gambe dice a Sbrisa di continuare a lottare anche al posto suo, facendo entrare Rhino. Un ragazzo timido, un pochino impicciato, ma riesce ad essere un grandissimo centrocampista, facendo capire a Crucco che se lui se ne dovrà ritirare, ce ne sarà un altro più forte di lui. E poi Sbrisa viene preso, non più essere arrogante e antipatico, ma viene preso al Giappone per essere uno degli attaccanti più forti. Però Crucco no, Crucco cade a terra, dicendo che l'ora che era una squadra è stata distrutta e di contare di più su di lui. È da lì che le strade dei due più forti guerrieri si separano. Crucco rimane agli FRZ, diventando lui il capitano, mentre Sbrisa va a giocare in Giappone, insieme a Salvo, Gianni, Lion, Corselli e Katia. Ma questa è un'altra storia.